Che schifezza la producono gli altri, questo dobbiamo dire. Non mi risulta che l'Irlanda sia l'Italia. Diciamo con chiarezza che la carne prodotta in Italia è tracciata e quindi il consumatore in qualsiasi posto d'Italia, anche nella più piccola macelleria sperduta in un posto che fa la corrente del gruppo elettrogeno, ha diritto di sapere da dove viene quella carne, chi l'ha prodotta e la storia dell'animale, anche se è rimasta l'ultima fettina dell'animale. Quindi la tracciabilità non è un'opinione. Il consumatore, se vuole tutelarsi, compri carne italiana. Abbiamo già assistito a queste cose. Vacca pazza e aviaria ci sono costate 5 miliardi di euro. Epidemia tutta mediatica, perché non l'abbiamo neanche vista. Allora, le schifezze le producono gli altri, se le tengano a casa. Noi abbiamo intensificato il sistema di controlli, non dall'altro ieri, da inizio anno, promessi che il Ministero ha fatto oltre 8.000 controlli con l'ispettorato controllo qualità e altrettanti con la forestale, per cui diamo la massima tranquillità ai consumatori.